La Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo quest'anno presenta un nuovo progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne proprio in vista del 25 novembre, che è la giornata internazionale. Bene, noi quest'anno abbiamo scelto per la nostra campagna di sensibilizzazione come testimonial proprio gli uomini e in particolare gli atleti. Abbiamo fatto questo perché abbiamo pensato che una battaglia di civiltà così importante si dovesse combattere insieme, uomini e donne insieme, non la si può vincere se non uniti. E poi lo sport, perché è un veicolo potente per far arrivare un messaggio positivo di non violenza. Per questo abbiamo coinvolto le tre società sportive più importanti del territorio: Teramo Calcio, Roseto Basket e l'associazione Amicacci di Giulianova. Il progetto è semplice, ma speriamo efficace. Si svolgerà in due giornate, il 16 e il 17 novembre, giornate durante le quali queste squadre giocheranno in casa. I giocatori padroni di casa e gli avversari entreranno in campo con le magliette, indossando le magliette con lo slogan della nostra campagna, e tutti i LED si illumineranno sia dello stadio Bonolis che del Palamaggetti con queste parole. Queste parole sono forti, arriveranno dritte come un pugno allo stomaco: uomini che amano le donne, non uccidono, non maltrattano, non violentano. Noi vogliamo essere sempre presenti su tutte quelle che sono delle iniziative sociali che possono sensibilizzare le persone che vengono volentieri anche a vedere lo sport. Lo sport è una parte fondamentale e trainante per iniziative di questo genere, così come quella che noi abbiamo promosso per fine anno, cioè la maggiore partecipazione ai prossimi tre eventi in casa, affinché parte di questo raccolto sarà devoluto in beneficenza. Quindi richiamiamo, puntualizziamo ogni volta questa notizia. Quindi noi dobbiamo essere presenti in campo, tutte le squadre scenderanno in campo con questa t-shirt per ricordare questo e sensibilizzare il nostro pubblico questo fenomeno veramente brutto. Dobbiamo far sì che ognuno nel nostro piccolo possa contribuire a dare quel piccolo mattoncino affinché queste cose possano sparire dalla faccia della terra.